Amiche e amici dal ristorante La Foce, siamo alla lezione pratica di bon ton, grazie a Stella che si presta questa sera da modella. Sì. Jacopino, da dire, guarda il tuo pubblico a casa, siamo al bon ton a tavola. Sì. Tu sei praticamente con una bella ragazza. Sì. Che brandisce in mano le posate. Per, che bramavi. Ah, che bramavo di portare a cena fuori. Allora, come l'hai invitata? Praticamente gli ho fatto una confessione. Che non è mica Padre Pio. Fatto una confessione? No, cioè nel senso che io Le hai mandato precedentemente i fiori. Le rose. Le rose. Colore? Rosso. Un po' azzardate, perché la rosa rossa è desiderio. È troppo ma tu azzardante. Hai capito che piace a lui e hai accettato, sì, questo in effetti. Ora voi fate finta che io non esista. Sì. Tu, Jacopo, sei con lei a tavola. In tavola una discussione. Cioè, io non ho voluto portarti qui fuori a cena con me, perché comunque sia te avrai capito che io c'ho un certo interesse nei tuoi confronti. Cioè no, mi viene da ridere perché guarda te che mi scusa, dici. Iago, allora io devi far finta che non esisti. Sì, vabbè, scusa. Cioè che ho un interesse, diciamo così, nei tuoi confronti, e diciamo che vorrei poterti conoscere meglio, se fosse possibile, in questa scena, per poter parlare meglio di noi. Vabbè, ma te mi hai mandato solo le rose, insomma, cioè è un po' troppo riduttivo. Dovresti anche farmi vedere come ti comporti con una signora. Sì, infatti io siamo venuti apposta in questo locale perché io voglio dimostrarti, diciamo così, il mio bon ton, diciamo così, le mie maniere che uso sempre frequentemente quando vado fuori. Uso sempre frequentemente. Abbastanza. Sì, abbastanza frequentemente, abbastanza, quando vado fuori. Sempre frequentemente. Quando vado fuori con le donne. Mesci. Mesci. Scusa. Jacopo. Prima di tutto aumenti il fengavettone, primo. Poi sei mica uscito con un camionista. Cioè, quando diventi omosessuale, perché tanto a furia di non te la dare ti tocca quella via lì, e esci con i camionisti, dite questo è un nappo, non è? Allora, poi devi rigirare la bottiglia quando è finito. Su, riprova con questo. Cioè come devo rigirare la bottiglia? Prima di tutto come si prende la bottiglia del vino? Bravo. Il dito di sotto. No, il dito è così. No, anche sì, però è così. Esatto. Vado. E poi sì, capito quando No, ora, quando te gliel'hai dato, devi fare il girigogolo. Vabbè. E comincia a conversare con la coppa in mano. Sì. Io sono un tipo, diciamo così, un po' timido, come avrai notato, no? Però ora mi sento un po' più sciolto stasera. Sei più diarrea, ecco. Più che sciolto. Più che una persona sciolta sembri una diarrea, veramente. Allora, vediamo se hai colpito nel segno. Vabbè, innanzitutto a cosa dobbiamo brindare? Al nostro incontro, alla tua bellezza. Troppo banale. Qualcosa di più intelligente. Cioè al fatto che storico, io di storico. Cioè praticamente, cioè, ma di storico nella, quando Hitler praticamente vuoi brindare uno sterminio, non lo so. No, cioè, praticamente come bisogna fare? Cioè, a cosa di storico? Tipo, Cleopatra era una donna. Era una mignotta, però. Cioè, ti dico prima che Cleopatra era una mignotta. Non mi sembra un bel paragone. No.
No, allora facciamo questa cosa. Scusa, scusa Jacopo, ma perché mi hai preso? No, no, io ve lo dico, perché quando io faccio scene storici a volte non la studio la storia, allora ricollego male, ricollego male, diciamo così, i tempi. Un poeta. Allora, Ungaretti. Ungaretti. No, un poeta Ungaretti, che ce n'è due Garetti, tre no, Garetti. No, ce n'è uno. Un poeta Ungaretti. Ungaretti. Un ermetico. Digli qualcosa di ermetico. Ermetico è praticamente, cioè, no, ma che è la poesia ermetica? Scusa, hai nominato Ungaretti. Ah, era ermetico Ungaretti. No, allora facciamo un altro, diciamo un'altra poesia. Un'altra. Aspetta, fammi pensare. Basilia. Sì. No, questa me ne ricordo. Mi assomiglia anche fisicamente al leopardo. Sì, no. Allora, ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore orba di tanto spiro. No, orba, così... orba è lei che esce con te. Perché uno che ehi fu siccome immobile è una scena. Ma se mica non si imposio. No. Sarà detto per fare il momento poetico, no? Allora io per fargli momento vedere. Momento poetico? Inventa una poesia. L'amore, dai. L'amore... Leticieri, cos'è per te? Scusa Jacopo, ma per te l'amore cosa rappresenta? L'amore rappresenta i flussi che girano intorno al mondo degli innamorati, i quali poi, diciamo così, insieme si concedono momenti... Scusa. Fa vedere il braccio. Guarda, ci sì. Vediamo la prossima puntata. Ti prego di prepararti. Sì, no, io mi e preparo. Poi proprio le viene a scena, sembra tu ciò che abbia. Scusa Leo, te la posso dedicare una poesia? Sì. Quando ti vedo mi illumino d'immenso, ma se te vedo sto bene uguale. E vabbè, è stata un po', diciamo così. Com'è stata? Vabbè, forse ha colpito nel segno. Mi stai pestando una labbrata, ti butto. Ma che te scaccoli, l'orecchia? Alla prossima. Arrivederci. Alla prossima, prometti che ti preparerai. Sì, va bene, mi preparerò e diciamo così porterò a termine questa scena. Ah, la scena, eh? E tutto il resto, forse. Con me? Con lei.